L'amministrazione comunale di Pescara punta sempre più sulla riqualificazione e valorizzazione della zona sud della città. Va infatti anche in questa direzione la demolizione di uno stabile all'angolo fra Viale Vespucci e Viale Benedetto Croce, che permetterà l'ampliamento della strada di collegamento verso lo stadio. Questa mattina il via ai lavori è stato dato dal sindaco Carlo Masci. All'amministrazione questi lavori costeranno poco più di 2 milioni di euro. In questa zona da 60 anni si parlava di aprire questa strada che collegava lo stadio al fiume passando per via Vespucci. Oggi ci siamo, finalmente abbatteremo questi ruderi che sono qui e che creavano un degrado notevole al centro della città, perché come avete visto lì dentro abbiamo trovato di tutto. Abbiamo espropriato questi immobili. Quando noi abbiamo chiamato i proprietari dopo tanti anni erano assolutamente increduli, pensavano che la cosa non si sarebbe mai avverata, invece questa amministrazione è l'amministrazione che fa diventare le cose impossibili possibili e le realizza. Poi ci sarà una rotatoria, il rifacimento totale di quest'area, marciapiedi, strada, asfalto, il collegamento è preziosissimo, e poi andremo verso via Benedetto Croce. Anche via Benedetto Croce sarà interessata ad interventi di riqualificazione e rifacimento del manto stradale dopo aver risanato i marciapiedi e inserito le piante nelle aiuole dove mancavano. Fra 4 mesi avremo la nuova strada, il nuovo collegamento, la rotatoria. Questo non avveniva a Pescara perché non si espropriavano i terreni. Noi lo stiamo facendo andando dritti per la nostra strada, come abbiamo messo fuori dagli alloggi del Ferro di Cavallo coloro che li occupavano abusivamente. È un'operazione complessiva che guarda alla legalità, guarda al risultato concreto, guarda al cambiamento della città, guarda al futuro, guarda una città più moderna, più sostenibile.